Buongiorno a tutti coloro che hanno deciso di seguirci anche oggi per il caffè virtuale di sostenibilità che si terrà ogni lunedì alle ore 14:30. Come accennava nel caffè virtuale di lunedì scorso il responsabile dell'Ufficio per lo sviluppo sostenibile, l'architetto Stefano Bocchino, durante queste dirette avremo modo di avere un confronto con vari esperti e accademici del nostro Ateneo per parlare appunto di sostenibilità. I relatori potranno mettere a disposizione la propria professionalità affrontando temi di ricerca scientifica, esponendo le proprie iniziative e descrivendo progetti che vengono sviluppati dentro e fuori l'Ateneo, con l'approfondimento di come essi siano interconnessi e fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Oggi, 4 maggio 2020, abbiamo il piacere di avere con noi il professor Renato Baciocchi, professore ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica della nostra università. Dopo questo lungo preambolo, professore, abbiamo modo di iniziare a parlare di quello che è l'argomento principe del caffè di oggi, i cambiamenti climatici. Visto che sta crescendo l'interesse sul tema, oggi crediamo sia la giusta occasione con lei per dare qualche delucidazione, non solo chiarendoci le idee, ma anche sfatando qualche falso mito. In che cosa consistono, professore, i cambiamenti climatici e quali sono i loro effetti? Allora, grazie innanzitutto per avermi invitato e dato questa opportunità di parlare anche in un momento, diciamo, di lockdown parziale, visto che oggi, diciamo, teoricamente era il giorno della ripresa. Lei diceva dei cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, in realtà, ci dice dice la parola stessa, nel senso che si tratta di una serie di eventi che provocano un cambiamento di alcuni parametri del clima. In primis, il fattore principale è sicuramente la temperatura del pianeta. Ma ci sono anche altri indicatori, come per esempio il livello degli oceani, il livello di acidità degli oceani, il cosiddetto pH, e altri indicatori che sono quelli legati per esempio alla superficie dei ghiacciai. Sono tutti indicatori che ci danno una sensazione ormai da molti decenni, diciamo dall'inizio dell'era industriale, ovvero che tutto si sta modificando. In quale direzione? Abbiamo un aumento della temperatura media del pianeta. Gli ultimi dati parlano di circa 1,1 gradi rispetto al periodo preindustriale. Abbiamo una diminuzione del pH degli oceani. Tenete conto che il 23% della CO2 emessa dal nostro pianeta finisce in realtà negli oceani. E questa è una buona notizia dal nostro punto di vista, perché se no rimarrebbe in atmosfera. Ma la brutta notizia è che ovviamente va a modificare gli equilibri geochimici molto delicati dei nostri oceani. Per non parlare dell'aumento della velocità con cui i ghiacciai si sciolgono, stiamo parlando sia di quelli artici e antartici, ma anche dei ghiacciai che per esempio abbiamo nelle nostre montagne. Fate conto che dei dati proprio recenti parlano che di circa 300 miliardi di tonnellate l'anno di ghiacci persi negli ultimi 10 anni. E questo vale sia per i ghiacciai che per i grandi ghiacciai artici e antartici. Quindi su questo non c'è dubbio, che ci sia stato negli ultimi decenni un cambiamento di questi fattori è indubitabile. Quello su cui alcuni ancora discutono è la causa, nel senso che è, diciamo, riconosciuto dal direi 99% del mondo scientifico il fatto che la causa di queste variazioni sia imputabile all'uomo e in particolare all'emissione dei cosiddetti gas serra, cioè i gas che sono in qualche modo imputati di diminuire la capacità del pianeta di riflettere il calore ricevuto verso l'esterno. Diciamo, questa capacità è legata alla presenza di una certa concentrazione di gas serra che normalmente ci sono e che servono al nostro pianeta. Sappiamo bene che la concentrazione di CO2 che avevamo nel periodo preindustriale era, diciamo, quella, tra virgolette, giusta per garantire una temperatura media del pianeta accettabile. Se non ci fosse stata la CO2, il nostro pianeta non sarebbe a più o meno 10-15 gradi di temperatura media, ma sarebbe un pianeta probabilmente a meno 10, meno 20, meno 30, quindi inospitale. Noi abbiamo immesso CO2 nell'atmosfera e abbiamo fatto praticamente una cosa che teoricamente non avremmo dovuto fare, cioè abbiamo strappato del carbone fossile che ormai era morto, seppellito nel sottosuolo, l'abbiamo tra virgolette rimesso in vita e reinserito nel ciclo naturale del carbonio. In questo modo abbiamo portato ad un aumento della concentrazione di CO2 che oggi viaggia intorno ai 410 parti per milione. Tenete conto che nel periodo preindustriale eravamo sotto i 300, intorno ai 280.
Ma se posso chiudere e poi le lascio la parola, non stiamo parlando di gas serra solo di CO2, ma anche di altri gas serra, come per esempio il metano o il protossido di azoto, ma tanti altri, clorofluorocarburi, che hanno, è vero, concentrazioni molto minori nel pianeta. Per esempio, il metano sta sui 2000 parti per miliardo, mentre il protossido di azoto sulle 300 parti per miliardo. Ma il problema è che hanno un potenziale serra molto maggiore: il metano 20 volte e il protossido di azoto 300 volte quello della CO2. E ovviamente questo, anche in piccole concentrazioni, fa sì che queste sostanze possano influire molto fortemente sui cambiamenti climatici indirettamente. Ecco, professore, prendendo spunto dalle emissioni di cui ha parlato, lei insieme ai suoi collaboratori, che ricerche sta portando avanti all'interno dell'Ateneo, del Dipartimento? Allora, partirei un po' da lontano, nel senso che partirei più in generale da quelle che possono essere le azioni che sono state in parte, ma dovranno in buona parte essere ancora messe in atto per poter portare ad una riduzione della nostra intensità di carbonio, della nostra economia. Noi abbiamo un'economia che è fortemente basata sull'utilizzo di combustibili fossili e questo è il tema. Gran parte delle emissioni, considerate che noi annualmente emettiamo 43 miliardi di tonnellate di CO2 a scala globale. In Italia siamo circa il 10%, viaggiamo circa sulle 0,4-0,5 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. Questo è CO2 equivalente, quindi ovviamente include tutti i gas serra di cui abbiamo parlato prima. Come ridurle? Ovviamente ci sono due possibilità. O non uso più i combustibili fossili, quindi sostituisco non soltanto nella produzione di energia, ma in tutto il ciclo industriale, il carbonio proveniente da fonti fossili con carbonio proveniente da altre fonti, cioè le cosiddette rinnovabili, e questo è un modo. Quindi vuol dire convertire il nostro sistema energetico gradualmente da uno basato sul fossile a uno basato appunto sulle rinnovabili, solare, idroelettrico, biomasse, eolico, tutto quello che volete. Attualmente in Italia più o meno siamo sul 18-20% di impatto del rinnovabile sulla produzione di energia. Questo va aumentato e questa è una possibilità. Secondo aspetto, efficientamento energetico, riuscire cioè a produrre energia in maniera più efficace, ma anche a utilizzare l'energia in maniera più efficace. La terza possibilità è di dire: ok, voglio continuare a usare i fossili. E io personalmente ritengo che finché ci sarà una goccia di petrolio su questo pianeta, difficilmente qualcuno rinuncerà a bruciarla, ma farlo in maniera sostenibile. E farlo in maniera sostenibile significa evitare che il carbonio bruciato e emesso come CO2 venga appunto a finire in atmosfera, ma possa essere in qualche modo catturato e immagazzinato. Questa è la teoria alla base, il principio alla base del cosiddetto CCS, Carbon Capture and Storage. In quest'ottica noi abbiamo un'attività di ricerca che punta a catturare la CO2 e a immagazzinarla, per esempio, sotto forma di minerali, come per esempio carbonato di calcio. In quest'ottica, ovviamente, io ho fissato il carbonio in maniera pressoché irreversibile su scale, diciamo, di ere geologiche e ho evitato quindi che la CO2 vada in atmosfera. Un'altra opzione potrebbe essere quella, quindi, di non catturare la CO2 dalle sorgenti di emissione, parlo per esempio delle grandi centrali elettriche, ma di catturarla addirittura dall'aria. Questa è una cosa su cui ancora noi non abbiamo iniziato a lavorare, ma a livello internazionale si comincia a ragionare in maniera concreta. Fino ad ora è stata, diciamo, un'ipotesi quasi fantascientifica, ma sta diventando sempre più concreta l'idea di poter recuperare la CO2 dall'aria, soprattutto alla luce del fatto che la CO2 ci sta letteralmente scappando di mano, nel senso che nonostante tutte le azioni a livello internazionale che parlano di riduzione delle emissioni, riduzione dell'aumento di temperatura, obiettivi molto ambiziosi, no? Avete tutti sentito le diverse COP, conferenze che si tengono annualmente sul clima. In realtà, poi, alla fine dei fatti, nonostante le crisi economiche che un po' ci hanno aiutato nell'abbattere le emissioni di CO2, onestamente, pochi sono stati gli sforzi reali di ridurre queste emissioni. E quindi non è detto che in un futuro, magari non molto lontano, quando forse incrociamo le dita, avremo 600, 700, 800, 1000 ppm di CO2 in atmosfera, saremo obbligati a recuperare questa CO2 dall'atmosfera stessa. E quindi avere delle tecnologie pronte, sostenibili, diciamo anche sopportabili da un punto di vista economico, sarà probabilmente fondamentale, se non oggi, tra 5, tra 10 o tra 20 anni. Però già oggi vi posso assicurare che la cattura della CO2 dell'aria è una tecnologia industriale,
ci sono delle aziende, una delle quali in Svizzera, che già producono impianti per recuperare la CO2 dall'aria con utilizzo della CO2 per scopi alimentari, per esempio nell'industria delle bibite gassate. Quindi questo è una prospettiva molto interessante. Sta mettendo in evidenza anche lei oggi l'importanza di quanto sia importante la ricerca. E quindi è interessante non solo capire quello che si fa in termini di ricerca, ma anche poi quali sono le iniziative che le diverse università portano avanti a livello nazionale per combattere i cambiamenti climatici e allo stesso tempo per mitigare le emissioni di cui parla. Assolutamente. Questo è, diciamo, l'università può diventare non solo la nostra, ma in realtà tutte le università del mondo, ma in particolare la nostra rete nazionale, possono diventare una sorta di laboratorio sul quale andare a testare degli approcci il più possibile innovativi per la valutazione delle emissioni di CO2 e per la individuazione di azioni di mitigazione o eventualmente di adattamento anche a queste ai cambiamenti climatici. Vi spiego meglio. Il nostro Ateneo è parte di una rete che è la RUS, la rete universitaria dell'università sulla sostenibilità, che ha una serie di gruppi di lavoro che affrontano i diversi temi della sostenibilità, uno dei quali è un tema di sostenibilità ambientale che è legato appunto ai cambiamenti climatici. In quest'ambito la RUS ha sviluppato, in questo gruppo di cui vi ho parlato, delle linee guida, per esempio, per la verifica delle emissioni di CO2, la cosiddetta carbon footprint degli Atenei. Questo è stato uno sforzo non banale perché, nonostante questi metodi siano abbastanza riconosciuti a livello internazionale, non è stato poi facile calarli su una realtà particolare come quella dell'università, però ci si è riusciti e quindi il nostro Ateneo si sta già attrezzando e si è già attrezzato per effettuare una valutazione dell'impronta di carbonio del nostro Ateneo seguendo proprio queste linee guida della RUS. Vi posso già dire che abbiamo alcuni dati preliminari che ci dicono una cosa molto importante. Ci dicono sostanzialmente che il nostro Ateneo è un Ateneo molto, peculiare, perché è un Ateneo che si trova in una collocazione geografica specifica, che è quella di essere fuori dal centro della città, dove quindi sicuramente le emissioni legate alla mobilità degli studenti e dei docenti pesano in maniera considerevole e molto di più rispetto a quello che pesano magari in Atenei, che sono invece localizzati al centro di Roma, dove gran parte degli studenti e dei docenti arrivano con i mezzi pubblici. Questa è una nostra peculiarità. Mentre, diciamo, per gli altri aspetti più importanti abbiamo sicuramente un fatto essenziale, cioè che gran parte delle emissioni di CO2 del nostro Ateneo derivano essenzialmente dal consumo di energia elettrica e dal riscaldamento, quindi dal consumo di gas naturale per il riscaldamento, mentre una parte un pochino più piccola, ma non irrilevante, viene per esempio dalla mobilità dei docenti e degli studenti in missione. Questo è un altro tema importante. Noi abbiamo docenti che vanno per esempio in missione per convegni, gli studenti che hanno mobilità Erasmus europea e anche extraeuropea. È chiaro che nel momento in cui si prende un aereo, automaticamente le nostre emissioni di CO2 schizzano verso l'alto e quindi ovviamente la mobilità è un fattore, diciamo, rilevante in questo computo complessivo delle nostre emissioni. Ciò detto, questo è il primo step, cioè il primo step è capire, conoscere, valutare. Il secondo step sarà quello di individuare delle azioni di mitigazione e queste, vi posso già preannunciare, possono anche, diciamo, prendere spunto da quelle che sono le caratteristiche del nostro Ateneo. Essendo il nostro un campus, quindi con ampie aree verdi, è ovvio che possiamo immaginare progetti di realizzazione di campi fotovoltaici, non solo sulle superfici verdi, ma anche sui tetti degli edifici, che potrebbero ovviamente in parte consentirci di autoprodurre la nostra energia tutta rinnovabile. E dobbiamo già dire che in realtà il nostro ufficio sostenibilità in parte si è già attrezzato, non tanto producendo energia, ma acquistando energia certificata verde, ovvero certificata da fonti rinnovabili. Questo ovviamente può per il nostro Ateneo essere già, seppur parzialmente, un primo passo per ridurre le nostre emissioni. Un altro aspetto potrebbe essere quello della, diciamo, chiamiamolo, dell'utilizzo delle aree verdi per la, chiamiamola tra virgolette, riforestazione, quindi utilizzare la crescita delle piante come carbon sink.
Questo è un punto interessante, ma temo che, nonostante la superficie del nostro campus sia piuttosto cospicua, in realtà poi, se andessimo andando a fare i conti, la percentuale di CO2 che noi riusciremmo a recuperare non sarebbe purtroppo molto significativa. Anche eventualmente, professore, sviluppare una pista ciclabile che permetta poi agli studenti di muoversi all'interno del campus con Assolutamente sì. mezzi ovviamente che non Questo inquinano. sì, abbiamo una mobilità nel campus che è ancora fatta in buona parte noi quando dobbiamo andare che so, da dove siamo noi ingegneria a Sogene, dove c'è scienza, andiamo in macchina, non ha senso. Come non ha senso, come però devo dire, non ha senso venire in macchina all'Ateneo, e in questo senso il nostro Ateneo si è, diciamo, speso in questi mesi precedenti all'emergenza Covid, perché nonostante il crollo dell'offerta da parte di ATAC, che aveva diminuito in maniera sensibile il numero di corse degli autobus che collegano il nostro Ateneo alla fermata dell'Anagnina, aveva inserito e previsto un servizio navetta autofinanziato in maniera tale appunto da favorire la mobilità degli studenti. Quindi in questo senso il nostro Ateneo ha già fatto delle azioni comunque significative per venire incontro agli studenti in primis, ma come secondo effetto anche riducendo la quota parte degli studenti che vengono all'Ateneo. Tenete conto, do un numero, che noi abbiamo ogni mattina circa 8.000 spostamenti su Tor Vergata tra docenti e studenti, di cui 5.000 sono con autovettura. Professore, siamo arrivati purtroppo alla fine Ho del parlato troppo, nostro scusa. caffè virtuale, però le riporto due domande abbastanza interessanti, una diciamo alla quale ad una ha in parte già risposto ed è la seguente che vede adesso in video. Quali conseguenze avrà il coronavirus sull'ambiente? I trasporti pubblici non potranno garantire lo stesso numero di passeggeri e ci sarà il ritorno ai mezzi privati. Vanificheremo tutti gli sforzi fatti in questi ultimi anni? E poi le do la seconda domanda, che è cosa devono fare gli studenti per contribuire attivamente alla risoluzione del cambiamento climatico o almeno alla riduzione delle emissioni? Queste sono due domande con le quali lei può rispondere, concludere e poi ci saluteremo. Certo, parto dalla seconda perché penso che si ricollega un po' anche alla prima. Quello che possono fare gli studenti è evitare che il Covid condizioni eccessivamente in questa fase i loro comportamenti. Quindi, posto che è fondamentale, e su questo secondo me i nostri, diciamo, il governo e la regione, il comune non possono perdere questa occasione. Quindi, posto che loro devono garantire la sicurezza con regole chiare nei trasporti, a quel punto lo studente quello che può fare in questo momento è non cedere al timore, questo lo dobbiamo fare anche noi, ma continuare, se possibile, anzi, iniziare a prendere il mezzo pubblico più di quanto facesse prima. Perché, come ho spiegato prima, gli studenti di Tor Vergata, per una serie di motivi, e io non li voglio biasimare per questo, vengono prevalentemente in autovettura. E questo ovviamente, per quanto riguarda le emissioni legate alla mobilità, è un fatto negativo. Quindi non dobbiamo scoraggiarci, nonostante il Covid, ma dobbiamo invece continuare ad utilizzare, se possibile, il mezzo pubblico, magari integrandolo un po', come diceva lei, Alessandro, con il discorso della mobilità ciclabile, sostenibile. Per esempio, questo è un tema su cui ci deve venire incontro ovviamente anche il Comune, la Roma Capitale, nell'aumentare il numero di piste ciclabili, ma effettivamente, soprattutto per ragazzi giovani, diciamo, ci auguriamo in buona forma, questa è un'opzione, diciamo, da aumentare, da favorire. Quindi gli studenti, secondo me, possono agire su quelli che sono i loro comportamenti individuali. Ognuno fa una piccola cosa, se ognuno di noi la fa nella direzione giusta, alla fine il risultato complessivo diventa, diciamo, sensibilmente interessante. L'unione fa la forza Questo è anche banale, ma è l'ecologia così. integrale. Esatto. Professore, io la Professore, io la ringrazio per ringrazio aver per aver condiviso condiviso con con noi noi il il caffè caffè virtuale virtuale e e ovviamente ovviamente per per l'opportunità che ci l'opportunità ha che ci ha dato, dato. potendo approfondire tematiche interessanti. Ci rincontreremo al prossimo caffè virtuale come spettatori nella prossima occasione di una diretta che ci permetterà, come oggi, di comprendere quanto sia importante lo sviluppo sostenibile.
Grazie e grazie ovviamente a chi ci ha ascoltato e in bocca al lupo per questa bella iniziativa che spero che possa proseguire sempre con maggiore successo.